Perché ho deciso di scambiare il mio Speedmaster Moonwatch moderno con un vintage? Nel video di oggi andremo a scoprirlo e volevo giusto fare una chiacchierata con voi per parlare di questo mio scambio, magari per darvi qualche spunto, comunque capire il mio punto di vista, perché ovviamente non tutti la vedono a mio modo ed è giusto anche insomma, capire un po' come voi la pensate rispetto a me. Quindi andiamo subito al video, ragazzi. Amici del Solo Watches, bentornati in questo nuovo video. Mi raccomando, fondamentale che voi vi iscriviate al canale se non l'avete già fatto e che mi lasciate anche un bel commento qui sotto per farmi sapere la vostra, come detto, su questo argomento che penso che possa dare degli spunti per una discussione, insomma, per poter chiacchierare insieme animatamente. E poi vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram, dove potete trovare tante foto scattate da me e dove possiamo chiacchierare appunto liberamente del mondo dell'orologeria e non solo, se avete voglia. Ebbene sì, come avete visto dal mio ultimo unboxing, ho deciso di scambiare il mio Speedmaster Moonwatch del 2016 con uno Speedmaster Moonwatch, diciamo, vintage del 94 per l'esattezza. Perché ho deciso di fare questo? Perché io ho sempre avuto il pallino per quanto riguarda lo Speedmaster Moonwatch del vintage. Poi quando ho acquistato il mio ex Speedmaster, ormai quello con il Big Box del 2016, lo sapete, trovate l'unboxing anche qui sul mio canale, avevo spiegato che ero ancora un po' inesperto, non conoscevo bene tutte quante le caratteristiche del vintage per quanto riguarda le referenze vintage dello Speedmaster Moonwatch, quindi all'epoca ho preferito acquistare uno Speedmaster, diciamo, moderno, che non mi facesse troppo spremere le meningi, diciamo, e quindi all'epoca ho deciso di acquistare uno Speedmaster moderno. Ma ho sempre avuto il pallino del vintage, mi è sempre piaciuto di più rispetto al moderno, anche perché poi prima di tutto il moderno, diciamo, che è molto molto visto, invece per quanto riguarda i vintage sì, sono comunque visti, ma diciamo che ce ne sono diversi e particolari, ognuno ha le sue particolarità, mentre il moderno, diciamo che dal 2000 in poi si è un po' diciamo appiattito ed è rimasto se stesso fino poi all'ultima referenza uscita nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, 2021-2022, che diciamo che si è diciamo rimodernizzata e non poco. E quindi anche per questo ho deciso di passare un vintage se ho avuto l'occasione. Fortunatamente ho avuto questa occasione, tra l'altro sono riuscito a scambiarlo proprio con ciò che volevo, ossia un 3592.50, una referenza, diciamo, un po' più particolare del classico Moonwatch, che si vede decisamente un po' meno, anche se ovviamente non è un'edizione limitata, un'edizione super speciale, ma comunque è un'edizione un po' più particolare rispetto alla classica del Moonwatch, e quindi mi ha sempre stuzzicato ed è proprio la referenza che volevo come mio Moonwatch personale. Fortunatamente sono riuscito a trovarne una, fortunatamente sono riuscito a scambiare il mio Speedmaster con quello Speedmaster alla pari, e quindi non posso che essere felice di questo. Chiaramente ci sono dei limiti per quanto riguarda la referenza vintage, che ovviamente il moderno non ha, ovviamente robustezza e qualità, diciamo, tecnica magari leggermente superiore, ma comunque sono tutte cose che secondo me lasciano il tempo che trovano. Sia sì, per carità, il moderno è più robusto al polso, un bracciale più robusto, eccetera, però c'è da dire che esteticamente è peggiorato moltissimo rispetto alle referenze vintage. Tra l'altro, la referenza che ho deciso di scambiare è, secondo me, vabbè, Big Box, come detto, una referenza un po' che ultimamente è molto in voga proprio per il discorso della sua confezione, che è piena di gadget, è enorme, eccetera, molto molto carina per un collezionista, però
poi l'orologio lo devo portare al polso, se non mi fa impazzire, diciamo che è anche difficile portarlo. Dunque ho deciso appunto di scambiarlo con questa referenza vintage con fondello a vista, perché lo state vedendo al fondello a vista, e quadrante col trizio. Come vedete, questa versione è davvero molto vissuta. E poi abbiamo questo bracciale molto molto particolare, secondo me è il bracciale più bello che è stato realizzato per quanto insieme a Flatlink per quanto riguarda lo Speedmaster Moonwatch, e devo dire che è molto molto comodo. E come detto, fondello a vista, vetro zaffiro sul fondello, vetro esalite nel quadrante trizio, e come potete vedere è addirittura annerito da quanto è stato utilizzato questo orologio. Ovviamente ha dei limiti, nel senso che bisogna prendersene cura, bisogna sistemare il bracciale, bisogna magari fare una revisione per il movimento, però sono tutte cose che ci stanno. Se un collezionista, o comunque diciamo non collezionista ma un appassionato come me, vuole un orologio di una certa età e vuole tenerselo con cura, è la cosa giusta da fare. Diciamo che mi sto orientando molto da questo punto di vista sul vintage, e devo dire che mi sta piacendo tantissimo, molto di più al polso rispetto alla versione del 2016 che avevo. Sono davvero contento di aver acquistato questa versione. Quindi ragazzi, voi cosa ne pensate? Fatemi sapere anche la vostra. Lo scambiereste il vostro Moonwatch, se avete un Moonwatch moderno, con un Moonwatch vintage? Ditemi la vostra. Bene signori, sono arrivato alla conclusione anche oggi di questo video. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo a un prossimo video. Un saluto ragazzi.